Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Frank. Allora, si stanno ancora giocando, sono gli ultimi minuti in molti campi di recupero della prima giornata di campionato di Serie A. Risultati molto interessanti, volevo però dedicare questo video e volevo incentrarmi soprattutto, come avevo chiuso la stagione scorsa, sulla partita dell'Atalanta. Ho visto soprattutto questa partita in diretta, ormai siamo a quarto minuto di recupero, quindi manca pochissimo per la fine di questa gara. E l'Atalanta ancora una volta mi ha stupito per come ha giocato e per come mi ha fatto divertire. Ancora una partita eccezionale, come si era concluso lo scorso campionato con la qualificazione in Champions clamorosa dell'Atalanta, arrivata addirittura al terzo posto, mentre vedete che in questo istante è finale. Quindi, ripeto, ho visto praticamente tutta la partita. E che cosa dire ragazzi, io già nella mia griglia di partenza nel pre-campionato avevo fatto un video che parlavo un po' in generale di che cosa mi aspettavo da questo campionato. Avevo messo l'Atalanta ovviamente anche quest'anno per una papabile per lottare almeno per il quarto posto, perché secondo me l'Atalanta quest'anno si è ulteriormente rinforzata. Anche oggi va sotto di 2 gol a Ferrara con la Spal. Ma l'Atalanta ormai ha nel suo DNA il fatto di non arrendersi mai, di proporre sempre gioco. È una squadra che fa molti gol, ne subisce anche perché ormai ha quelle caratteristiche. E quindi, anche dopo il 2-0, ha continuato a macinare il gioco. Ha fatto un bellissimo gol Gosens che ha dimezzato lo svantaggio. Poi, nel secondo tempo, è entrato Muriel, e questo dimostra che quest'anno l'Atalanta ha anche un'ottima panchina. Ricordiamo che anche acquistato Skrtel, il difensore ex Liverpool, che è vero che è un po' avanti con gli anni, però può dare esperienza e sicurezza al reparto difensivo. E quindi con l'ingresso di Muriel in questa partita è cambiato l'andamento della gara, e poi una doppietta del nuovo entrato ha regalato la vittoria in rimonta dell'Atalanta, che quindi sbanca il campo della Spal a Ferrara e porta a casa i primi 3 punti di questo campionato. Attenzione, ve lo dico adesso, l'anno scorso a gennaio incominciai a dire, andate a vedere i miei video per chi non l'avesse mai visto, andate a vedere i video su YouTube dell'anno scorso, a gennaio incominciai a parlare di Atalanta come papabile, tutti quanti ridevano come possibile antagonista per una qualificazione in Champions, molti mi presero in giro sul web, poi dopo alla fine tutti quanti a rimangiarsi le parole. E quest'anno ve lo dico già adesso, attenzione all'Atalanta, perché l'Atalanta quest'anno può dare fastidio, secondo me proprio alle primissime, perché ha cambiato pochissimo. Secondo me si è rinforzata. Muriel può essere una grandissima alternativa o come titolare o come subentrante. Zapata è rimasto dell'Atalanta, Ilicic è rimasto, quindi la squadra, l'ossatura è sempre quella. Ha fatto un paio di innesti secondo me interessanti, e quindi l'Atalanta quest'anno può dare veramente filo da torcere a tutte le squadre che si presentano. E secondo il mio punto di vista, se capiterà un buon sorteggio in Champions, può dare fastidio anche in Europa, perché ha un gioco prettamente europeo, molto offensivo, e questo pagherà ancora di più in Europa che in campionato. Ovviamente bisogna attendere un attimo il sorteggio, perché non partendo di sicuro testa di serie potrà anche incappare un girone proibitivo, però l'Atalanta secondo me se la giocherà molto bene anche in Europa. Grandissima squadra. E poi ormai, quando devo fare la scelta di partite da vedere che non sia il Napoli, vado a cercare subito l'Atalanta, perché è ormai garanzia di spettacolo e di divertimento. Un po' come il Napoli ieri, rocambolesco 4-3 in rimonta, perché sono squadre che sono molto votate all'attacco, ed è vero che il tifoso poi ovviamente vive sempre con le palpitazioni, perché sono squadre che non badano molto alla fase difensiva. Anche l'Atalanta non bada molto alla fase difensiva, quindi è soggetto spesso a prendere dei gol, però alla fine ne fa anche tanti. Tant'è vero che l'anno scorso è stata la squadra che ha fatto più gol in campionato con 77 reti realizzate, e quest'anno inizia con lo stesso piglio facendo 3 gol a Ferrara. Io non ho più aggettivi, vi ho già detto. Ho già parlato in un video precedente che quest'anno, dopo il Napoli, che è la mia squadra, che lo seguo, che è la mia squadra per cui tifo, l'Atalanta, quando non giocherà col Napoli, farà il tifo per l'Atalanta sia in Italia che in Europa, e dopodiché farà il tifo per il Toro, che in questo momento è in vantaggio 2-1 col Sassuolo. Sono le tre squadre che seguo principalmente quest'anno.
Ok, quindi forza Atalanta, forza Dea, è iniziato benissimo il campionato con una bellissima vittoria. Chi mi seguiva già da prima sa che non sono un ruffiano, ma seguo l'Atalanta dal mese di dicembre, già dell'anno scorso. Mi piace il gioco che propone. Chi è uno sportivo non può dire che le stesse cose. Quindi quando vedo una partita senza interessi particolari, perché non è la mia squadra, preferisco vedere una partita bella aperta che si gioca a viso aperto, l'Atalanta ogni volta che la vedo non mi delude mai, mi fa sempre divertire, quindi faccio il tifo, dopo il Napoli faccio il tifo per l'Atalanta e un po' per il Torino, sono queste le squadre che io farò il tifo, è la prima giornata, lo dico subito così in modo da non creare equivoci in futuro per i miei futuri video. Quindi complimenti all'Atalanta che porta i primi 3 punti in cascina, complimenti a questa squadra, anche oggi ripeto mi ha fatto divertire tantissimo, una grande partita e quindi complimenti a loro e forza Dea. Per il prosieguo di questa stagione e in Europa sarò il vostro primo tifoso. Ciao a tutti da Frank e ai prossimi video. Ciao a tutti.